Siamo alle Terme del Corallo con Alessia e Leandro. Oggi donate una medaglia delle Terme del Corallo del 1904 a Pino, Esattamente. dell'Associazione Reset. Ecco, ci volete un attimino raccontare come mai questa donazione? Sì, è un segno di riconoscenza verso una persona che ha appunto il nostro amico Pino Giovanni Pera, detto da tutti chiamato Pino, appunto Giuseppe. Giuseppe Pera, detto Pino, il quale si è prodigato con la sua associazione e ha avviato un progetto importantissimo di recupero di questa struttura. Questa struttura fu inaugurata il 30 luglio del 1904, fu un'inaugurazione importante e come tutte le cose importanti all'epoca, fu ricordata ai posteri attraverso il conio di una medaglia di piccolo diametro ma di grande significato sia storico che culturale. E appunto oggi, accompagnata da una piccola pergamena al ricordo, abbiamo pensato di donargli questo oggetto. Noi delle Terme del Corallo conosciamo fotografie, cartoline che sono state spedite in tutto il mondo. La gente veniva qua a rigenerarsi attraverso queste cinque sorgenti che sgorgavano e spedivano cartoline in tutto il mondo e abbiamo le foto più disparate, ma ben pochi conoscano questo piccolo oggetto di arte, perché poi non dimentichiamo che la medaglia è e rimane un oggetto d'arte. Io volevo, in qualità di educatrice della casa circondariale di Livorno, e anche Leandro appunto lavora come ispettore all'interno delle sughere, ringraziare veramente l'associazione Reset nella persona appunto di Pino per l'impegno col progetto Mi riscatto per il futuro, appunto con cui sta portando avanti un importante progetto di reinserimento dei nostri detenuti che vengono qui appunto il sabato, la domenica e nei giorni festivi per occuparsi insieme ai volontari di Reset di questo meraviglioso posto.